È di pochi giorni fa la notizia di un incidente nel cantiere di un nuovo padiglione della Fiera di Bologna. Un uomo di 50 anni è caduto da un'impalcatura, scivolando da un'altezza di circa 5 metri. È poi rimasto incastrato fra i ponteggi, riportando diverse fratture. Lavorare in altezza richiede particolare attenzione e prontezza di riflessi, un consapevole utilizzo dei dispositivi di protezione e una costante formazione. Sottolineando ancora una volta il dramma di un incidente su un cantiere, per fortuna non mortale, in questa nuova puntata di Edilizia Sicura facciamo il punto sul lavorare in quota in assoluta sicurezza, parlandone con esperti e formatori. Per parlare di un sistema anticaduta dobbiamo sempre ricordarci che esistono tre elementi di base: il punto di presa sul corpo, un punto di ancoraggio che può essere una struttura, un punto di ancoraggio fisso, un altro sistema creato apposta e poi un sistema di collegamento. I cordini, così definiti, sono proprio questo sistema di collegamento che permette di collegare l'operatore al punto di ancoraggio e rendere la azione sicura, cioè avere un punto certo a cui collegarsi. Uno dei cordini più frequentemente usati è il cordino di posizionamento, è tipico del lavoro su scale o su traliccio, è costituito da un unico sistema senza dissipatore di energia, cioè non ci si deve trovare in condizioni di potenziale caduta libera nell'utilizzo di questo sistema. È composto da una pinza di ancoraggio, un moschettone che viene utilizzato per collegarsi al punto di posizionamento sull'imbragatura. Prima parlavamo del cinturone di posizionamento, è proprio il punto dove viene collegato il moschettone, e questo è uno dei cordini statici con la possibilità di regolazione rapida. C'è una piccola frizione che viene utilizzata e azionata manualmente dall'operatore per allungare o accorciarne la distanza a seconda della posizione che deve essere assunta dal lavoratore stesso nel momento in cui opera e trovare la posizione più comoda possibile. Questa è la sua funzione. Unendo i nostri sforzi, potremo ridurre ancor di più il numero dei morti sul lavoro. Un tipo di cordino invece di collegamento diverso dal cordino di posizionamento è il doppio cordino. Il doppio cordino anticaduta si contraddistingue innanzitutto dalla presenza del dissipatore di energia, che è questo piccolo manufatto costituito da una fodera in tessile o in polietilene che si trova nell'immediata vicinanza del moschettone che deve essere collegato prioritariamente al punto di ancoraggio dorsale o in alcune condizioni minori sternale. Il dissipatore di energia ha la funzione, in caso di caduta, di fare rimanere l'energia che viene sviluppata dalla caduta stessa rispetto al corpo dell'operatore nell'ambito di un limite di circa 600 kg, che è quello previsto dalle norme tecniche per fare in modo che mediamente un operatore normodotato non abbia problemi dalla caduta stessa. Successivamente al dissipatore di energia troviamo una serie di anelli di collegamento e di ricuciture dei cordini, per poi finire e chiudersi in delle pinze di ancoraggio che ci permettono di fare le operazioni, ad esempio, di collegamento ai ponteggi, ai tralicci, alle strutture che vediamo anche si sta effettuando qui alla scuola alle nostre spalle. Questo è un cordino che ti permette invece di fare delle manovre in quota, e la presenza di una doppia pinza e di un doppio cordino ti permette proprio lo spostamento tra un punto sicuro e un altro, questo sempre senza rimanere scollegato da uno dei due. Per i lavori di altezza superiore ai 2 metri, occorre utilizzare idonee opere provvisionali di protezione. Tra i diversi sistemi utilizzati, il più diffuso è il ponteggio. Esistono vari tipi di ponteggio. I più comuni sono quelli denominati a tubi e giunti e quelli denominati a telai prefabbricati. Il ponteggio a tubi e giunti
è realizzato da vari particolari in tubolare metallico fissati tra di loro tramite morsetti ortogonali. Il ponteggio a telai prefabbricati è realizzato assemblando e collegando ad incastro nelle apposite boccole i vari elementi che lo compongono. Tutti i ponteggi devono essere installati seguendo le istruzioni di montaggio riportate nell'apposito libretto, che deve sempre essere custodito in cantiere. Nel montaggio del ponteggio, gli addetti devono sempre realizzare piani di lavoro completi e in prosecuzione l'uno all'altro. Per la salita o discesa ai piani di lavoro si devono utilizzare obbligatoriamente le scale interne al ponteggio, che devono essere sfalsate tra di loro in modo da non creare un'apertura continua. Per garantire la sicurezza di chi lavora in quota sul ponteggio, è importante che vi siano il parapetto, alto almeno un metro, con corrente superiore, corrente intermedio e la tavola fermapiedi. Inoltre, ci devono essere tutte le chiusure sulle testate e, in generale, tutte le protezioni sulle aperture verso il vuoto. Una delle condizioni per garantire stabilità e sicurezza nei ponteggi è la realizzazione di un corretto ancoraggio. Tale ancoraggio si realizza con la predisposizione di punti di fissaggio detti a cravatta, con tubi e giunti che bloccano saldamente il ponteggio ai pilastri o ai muri del fabbricato in costruzione. Il piano di calpestio del ponteggio deve essere completo, non deve cioè avere aperture e parti incomplete, deve essere realizzato con pannelli in metallo oppure con tavole in legno di adeguato spessore. Per tutto il tempo di utilizzo del ponteggio, questo deve essere mantenuto in buono stato. Occorre controllare l'integrità meccanica degli elementi che lo costituiscono e devono essere controllati i punti di appoggio a terra da cui si sviluppa. Il ponteggio è esposto alle intemperie e alle sollecitazioni dovute all'utilizzo. Pertanto è indispensabile controllare periodicamente ed eventualmente sostituire sia gli elementi metallici che le tavole in legno che dimostrino segni di usura. In corrispondenza dei luoghi di transito all'interno del cantiere o a ridosso di luoghi pubblici, i ponteggi devono essere provvisti di mantovane o parasassi. È infine importante ricordare che ai fini della sicurezza, le varie fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio devono essere eseguite da personale esperto, con l'utilizzo di cinture di sicurezza. Ecco, qui siamo in presenza di un ponteggio smontato. Che parte è questa? Allora, queste parti compongono quelle che si definiscono piani di calpestio o piani calpestabili, piani di lavoro. Vedete, qua ci sono delle pedane, sono in acciaio zincato, abbiamo anche delle tavole chiamate fermapiede e abbiamo anche degli elementi che riguardano il sollevamento dei carichi. Come vedete, sono tavole metalliche. È molto importante la loro corretta manutenzione e stoccaggio, cioè una volta finito di lavorare le tavole devono essere ripulite in maniera tale da alleggerirle da quello che può essere il materiale che vi sia attaccato sopra e soprattutto per permettere una percorrenza in sicurezza per gli stessi. Quindi ricordatevi manutenzione e corretto stoccaggio delle strutture, del ponteggio in generale, soprattutto delle pedane. Verificare se questi che sono gli agganci effettivamente sono piegati, in questo caso non vanno riutilizzati perché possono essere pericolosi in quanto un loro rallentamento provocherebbe la caduta dell'operatore. Altro componente importante è questo qui, viene chiamato anche tavola fermapiede ed è un componente che viene messo di fianco alla pedana, serve contro la caduta di oggetti. Cioè se io accidentalmente lascio un martello, lascio un chiodo, qualche cosa, questo genere di pedana mi impedisce la caduta perché si pone come barriera laterale. Ultimo pezzo che vediamo qui, ma non meno importante degli altri, ne parlavamo prima, è per il sollevamento dei carichi. Questo componente viene messo lungo il montante del ponteggio e serve per metterci poi il vericello o argano, può essere manuale elettrico, che serve per il montaggio stesso del ponteggio oppure anche per il sollevamento di altri materiali. Prima di partire bisogna verificare sempre la stabilità del piano di appoggio. È buona norma che alla base del piano di appoggio vengono messe delle tavole di ripartizione. Quella che vediamo in questo momento qui
è una tavola di ripartizione che serve a distribuire il carico degli elementi che poi costituiscono il ponteggio. Non è sufficiente, ricordatevi che la tavola di ripartizione non può mai sostituire questi elementi che si chiamano basette. La basetta fissa è costituita da un piatto di acciaio con un elemento a spina, all'interno del quale viene posizionato un tubo. Vedete che ci sono anche due fori, bene, questi fori servono per fissare delle chiodature, le quali vengono a sua volta ancorate alla tavola di ripartizione. Ovviamente il loro scopo è quello di non muovere le basi che sono appunto le fondamenta del ponteggio. Diversa, come vediamo, invece è la basetta regolabile. La basetta regolabile rispetto ovviamente all'altra ha la caratteristica di avere uno snodo su una ghiera filettata che permette allo snodo di sollevarsi o abbassarsi secondo l'esigenza. A che cosa serve? Serve a regolare la partenza dell'elemento tubo, perché io potrei avere una necessità, ad esempio in questa posizione, di avere un ostacolo, oppure ho bisogno di arrivare a una certa quota per poter poi uscire ed andare dentro una porta, e quindi di conseguenza con questo ho la possibilità di regolare la mia altezza. Abbiamo un altro esempio di tavole fermapiede. Sono tavole fermapiede in legno queste, non sono prefabbricate come quelle che abbiamo visto prima, ma sono realizzate, quindi diciamo in opera spesso. Possono essere altrettanto validi di quelle precedenti, però devono essere compatibili col libretto d'uso e manutenzione, cioè ogni ponteggio ha una propria caratteristica di quelli che sono i propri elementi. Quindi in questo caso questo ponteggio prevedrà questo genere di tavole fermapiede. L'importante è che ci sia un riscontro a livello di libretto. Elemento molto importante per quanto riguarda la sicurezza degli operatori è che si tratta di una protezione laterale del lavoratore, cioè quindi contro la caduta dall'alto. Ci troviamo in presenza di un esempio di cancello di chiusura di una parte del ponteggio. Può essere posizionato nelle parti di testa del mio camminamento, onde evitare che io ovviamente alla fine del camminamento mi trovi col pericolo di caduta. Potrebbe essere posizionato di fronte a una zona in cui io devo caricare e scaricare del materiale, quindi ho la necessità di far entrare ad esempio una carriola con le dovute accortezze che evidentemente, se io apro un'area protetta, prima mi devo mettere in sicurezza. Questa è una tipologia di imbragatura di alto livello, tra le imbragature più performanti che possiamo avere nel nostro settore. È un'imbragatura completa, dotata sia di cintura di posizionamento, che permette di mettere l'operatore in condizione definita proprio di posizionamento quando si rimane staticamente in una posizione a lavorare, ad esempio quando operiamo su una scala, ad esempio quando operiamo su un traliccio, tipica degli operatori della telefonia, ad esempio anche delle operazioni in un cantiere tipicamente di montaggio e allestimento di una gru, in cui troviamo una cintura di posizionamento dotata di punti di ancoraggio di posizionamento che permette appunto di fare questo tipo di manovra statica. Nella stessa cintura, appunto una delle più complete che sono presenti sul mercato, troviamo anche un punto di ancoraggio sternale, sempre di tipo anticaduta, contraddistinto dalla indicazione A, come anche troviamo un punto di ancoraggio dorsale con questa piastra di plastica che ne contraddistingue la tipologia, sempre anch'esso con questo punto di ancoraggio metallico anticaduta. L'imbrago si distingue in una parte superiore che sono gli spallacci, una parte inferiore dotata dei gambali e dell'eventuale seggiolino posteriore. Da martedì 27 marzo 2018 si terrà il corso di aggiornamento per addetto alla conduzione di gru per autocarro, mentre da giovedì 29 marzo avrà avvio l'aggiornamento per addetto alla conduzione di escavatori idraulici, pale caricatrici frontali, terne. Da mercoledì 28 marzo, inoltre, si terranno i corsi di formazione, addestramento e aggiornamento sui dispositivi di protezione individuale anticaduta. Per qualsiasi informazione e approfondimento su corsi e seminari si può consultare il sito dell'IPLE www.edili.com in continuo aggiornamento. Si può seguire l'Istituto Edile di Bologna anche attraverso le pagine Facebook, LinkedIn e Google+. Potete inoltre rivedere tutte le nostre trasmissioni su YouTube al canale Edilizia Sicura.